Ciao a tutti e bentornati su MTV. Il video di oggi è un po' diverso dal solito. Come vedete, infatti, non sono in camera mia, ma nel limbo bianco nel quale abbiamo girato lo spot per la Deco Experience Workday, insieme a Lea, Alex e Felipe. Trovate il video qui sotto in descrizione. Chiacchierando con loro, mi sono resa conto che ci stiamo piano piano avvicinando al mondo del lavoro e per questo ho deciso di parlarvi di lavoro e di social. Sembrano due mondi lontani, ma in realtà sono molto vicini. Prima che mi perda in chiacchiere, cominciamo. Quante volte vi siete ritrovati ad esclamare «Oh no, l'ho pubblicato!» Per fortuna, Snapchat consente di far sparire quello che ci spediamo dopo che è stato visto, come le stories, che scompaiono dopo 24 ore, ma gli altri social no. I contenuti che pubblichiamo sui social che utilizziamo tutti i giorni possono restare sul web anche dopo che li cancelliamo, perché non riusciamo ad avere il pieno controllo né su quello che può essere stato condiviso o scaricato da altri, né sulle tracce che ne rimangono su Google. Facebook, ad esempio, è bravissimo e ci ricorda sempre quanto eravamo stupidi da piccoli a scrivere cose tipo «Emma oggi è contenta», «Emma oggi innamorata». Emma 6 anni fa ha pubblicato una foto orribile e tutto il mondo se lo ricorda. Questo può essere un problema. Non sto parlando solo delle tragedie di cui sentiamo parlare come foto molto private, rubate e ripubblicate sul web, come è successo ad Emma Watson, per esempio, ma anche delle scelte di tutti i giorni. La pubblico questa foto di me in bagno? Ecco, forse no. Più mi avvicino al mondo del lavoro, più mi rendo conto che online è tutto sempre presente e questo ci impedisce di lasciarci il passato alle spalle e ci ritroviamo privi di seconde possibilità. Ma soprattutto, grazie a YouTube, mi sono resa conto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ci sono cose che devono poter essere dimenticate, cose che è meglio non pubblicare e rendere disponibili per chiunque ti cerchi online, come ad esempio per un datore di lavoro. Lo so che adesso state pensando, ci penserò fra 10 anni. Ok, ma pensate anche che una foto pubblicata oggi potrebbe essere ancora online tra 10 anni. Ma così non pubblico più niente? No, ma come scegliere cosa pubblicare e cosa no? Il metro che uso io è quello della classe. Se immagini i social network come la tua classe e non come un diario segreto, che appunto è segreto e per questo può permettersi di accogliere i tuoi sfoghi, le tue invettive, le tue considerazioni più intime e personali, scegliere diventa molto più facile. Ad esempio, racconterei a chiunque di essere andata a un evento, a un concerto, in un locale, ma racconterei solo ad una persona molto fidata di aver fatto una figura cadendo davanti a tutti. Un altro trucco è chiedersi se vostra nonna approverebbe quello che state facendo. Se la risposta è no, non vi dico di non farlo, ma di stare attenti a pubblicarlo. In questo modo potrete guardarvi indietro ridendo delle vostre peripezie, piuttosto che dovervi scusare per quello che avete fatto. Ciao ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci un commento qua sotto e fateci sapere cosa ne pensate anche voi. Questo era uno dei video del progetto di Adecco Group per l'Experience Workday. Se volete vedere anche gli altri e il web spot che abbiamo girato insieme, cliccate qui sulla playlist. Ciao! E si torna a casa, sono stanchissimo tutta la giornata. Intensa. Si torna a casa.